Amiche e amici di Radio Punto Nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessandro Montano per questo appuntamento di oggi con le nostre due ore di Punto Nuovo Sport. Tanti temi, tante notizie, ma anche tanta amarezza dopo i fatti di cronaca della serata di ieri. Per fortuna, e utilizziamo anche un po' le virgolette accanto a questo per fortuna, non abbiamo assistito alle scene, soprattutto alle devastazioni che abbiamo invece raccontato nel mese di marzo, quando sempre dalla Germania arrivavano i tifosi dell'Eintracht di Francoforte. Tante situazioni comunque sono state poco piacevoli, mettiamola così per utilizzare un eufemismo. Abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare anche con l'assessore alla sicurezza e alla legalità del comune di Napoli, l'assessore Antonio De Jesu, che ci ha spiegato chiaramente quello che poi alle 13 si andrà a deliberare nel comitato urgentemente riunitosi con il prefetto Palomba, con il questore, che anche in conferenza stampa hanno precisato che non ci sarà nessun divieto d'ingresso per i tifosi dell'Union Berlino quest'oggi al Maradona. Non ci saranno provvedimenti lampo, utilizziamo questa espressione, non ci saranno provvedimenti lampo, quindi solita fanzona alla stazione marittima, di lì verranno tutti incanalati, chi in regolare possesso del biglietto per accedere al settore ospiti del Maradona. Oggi, tra le altre cose, dopo vi leggeremo anche parte della nostra intervista che trovate sul sito www.radio.nuovo.it, sono attesi ulteriori tifosi dell'Union Berlino. Era lì a raccontare, a testimoniare anche dei momenti di tensione il nostro Giovanni Annunziata. Giovanni, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Sì, ieri sono andato proprio non a caccia chiaramente dei tifosi tedeschi, cosa che hanno fatto successivamente i tifosi del Napoli, però andiamo un po' con ordine perché sono arrivati poco più di 100 tifosi dell'Union Berlino che si sono raggruppati, sono arrivati poi fino a Piazza Dante. Lì a Piazza Dante abbiamo visto tutti quanti le immagini degli scontri con la polizia, con i carabinieri, con le forze dell'ordine, che hanno semplicemente cercato di arginare questo corteo che inizialmente sembrava potesse essere un corteo comunque abbastanza pacifico, perché non ci sono stati cori, non ci sono state avvisaglie di qualcosa di pericoloso. Però poi i tifosi tedeschi hanno iniziato a prendere a sprangate i negozi, hanno devastato un po' di cose che erano lì presenti, hanno lanciato petardi, fumogeni, sì. Hanno attaccato loro per primi le forze dell'ordine, che hanno fatto di tutto per diciamo centrare l'obiettivo fondamentalmente, ovvero quello di arginarli e poi di non farli entrare a contatto con tifosi del Napoli che non erano presenti in quel momento. Sono stati poi spostati nei pressi del rettifilo della stazione centrale, dove fondamentalmente alloggiano quasi tutti. C'era un grande impiego delle forze dell'ordine che hanno fatto egregiamente il loro lavoro. Tutto questo verso le 10:30, le 11 di ieri sera. È stato poi diciamo sedato il tutto senza conseguenze. Si è iniziato a vedere nuovamente qualche movimento dopo la mezzanotte, però alla fine non c'è stato nulla di concreto, nulla di serio. È stato lanciato qualche petardo nei pressi della stazione, però senza conseguenze. C'è stato un gruppo di tifosi del Napoli un po' incappucciati che è andato a lanciare a sua volta dei fumogeni, dei lacrimogeni nei pressi degli alloggi dei tifosi dell'Union Berlino verso la mezza l'una di notte, però alla fine fondamentalmente di concreto come danni pesanti non fortunatamente non andiamo a registrare nulla. E comunque oggi verso le 13 si sono dati appuntamento in Piazza Municipio i tifosi dell'Union Berlino. Monitoreremo anche quella situazione chiaramente da tenere sott'occhio, perché come ci raccontava nella nostra chiacchierata questa mattina con i microfoni accesi l'assessore De Jesu, che sono attesi ulteriori
tifosi dell'Union Berlino. Chiaramente ci ricorda che chi in possesso del biglietto per il settore ospite del Maradona dovrà attendere alla fanzone della stazione marittima, così da essere incanalato con sicurezza allo stadio il giorno di partita. Dice: detto questo, non mi risulta che ci saranno ulteriori urgenti provvedimenti a voler vietare l'ingresso ai tifosi ospiti. Ieri era stata prevista qualsiasi opzione di contenimento, c'era già un robusto piano d'ordine per l'arrivo di questi tifosi. Oggi, ricordiamo, ne arriveranno di ulteriori, sarà una giornata sensibile, siamo in attesa. Poi in realtà il suo commento è tutta sull'amarezza, anche sull'insoddisfazione di episodi che tra le altre cose fanno il paio, ci ricorda De Jesu, con quelli di Milano, i tifosi, no, degli incidenti tra i tifosi del Paris Saint-Germain e del Milan. Abbiamo a che fare con dei teppisti organizzati che hanno come unico obiettivo creare problemi alle forze dell'ordine. Ci sono stati diversi contusi tra le file della polizia e diversi arresti tra i tifosi tedeschi, una situazione inquietante, e qui viene fuori una strategia finalizzata solo a creare devastazione e incidenti. Sono dei vandali che vanno allontanati dal mondo dello sport. Poi ricorda e rinnova i suoi complimenti alle forze dell'ordine che, racconta De Jesu, hanno contenuto e neutralizzato chi ha provato a fare devastazione nel centro di Napoli. C'è bisogno di un accordo europeo tra paesi, perché non credo che questi signori nei loro posti di provenienza farebbero tutto ciò. C'è bisogno di un intervento normativo con la UEFA e con gli altri governi per porre fine a queste devianze. Abbiamo con noi già il nostro prossimo ospite, allora gli leggo anche quanto rispostoci da De Jesu prima della trasmissione. Gli chiediamo anche chiaramente quello che era un po' lo scontato motivo della marcia dei tedeschi: cercare il contatto con gli ultras del Napoli, magari mandare un contorto messaggio nella lingua degli ultras. Dice: da ex questore di Napoli dico che non è ammissibile vietare a certi tifosi di arrivare qui, non è possibile, le forze di polizia non hanno strumenti per condizionare la loro mobilità, semplicemente devono contenere e mitigare eventuali comportamenti violenti. Non si può prevenire un intero movimento turistico. Evidentemente per questi elementi c'era l'obiettivo di entrare in contatto con gli ultras locali per dare vita ad un delirio di violenza e devastazione. Marcello Altamura, cronaca di Napoli, grazie mille per essere dei nostri. Buongiorno. Marcello, certo. Io sì. Non sì, posso non partire, credo, appunto da un commento, sì, sulla situazione. Ma io credo che tutto sarebbe molto più semplice se all'origine si filtrasse un po' le trasferte. Mi spiego, quando si muovono tifoserie, siano esse in trasferta in Italia o italiane in trasferta, è chiaro che si muovono in massa, soprattutto si muovono quando ci sono trasferte lontane con gli aerei, per cui bisogna fare una scrematura all'origine, per cui sapevamo che questi elementi, così come lo si sapeva quando il Napoli giocò con l'Eintracht Francoforte, che erano magari avevano precedenti, avevano a carico l'equivalente del DASPO all'estero, non bisogna farne arrivare proprio in Italia, e questo è il problema, perché è chiaro che giustamente l'assessore ex questore De Jesu dice: quando poi sbarcano in Italia le forze dell'ordine possono solo contenere, ed ha ragione, perché da un punto di vista di legge è così. Il problema è che non bisogna farle arrivare. Allora, se non vogliamo arrivare alla misura drastica di vietare le trasferte anche in Europa, o comunque fattori di rischio, come è successo per esempio con i tifosi del Feyenoord a Roma, tutti ricordano la devastazione di Piazza del Popolo, della Fontana della Barcaccia a Trinità dei Monti in occasione della partita di Europa League con la Roma. Se non si vuole arrivare a questa cosa drastica, bisogna fare un filtro, cioè non si possono vendere indiscriminatamente i biglietti per i settori ospiti a tutti senza filtrare. In Italia questo sistema è filtrato, bisogna applicare questo modello anche in Europa, perché altrimenti assisteremo a scene come quelle a cui abbiamo assistito ieri a Napoli o abbiamo assistito ieri a Milano, dove i tifosi del Paris Saint-Germain vanno ai navigli per cercare il contatto e fanno guerriglia urbana tra la gente che prende l'aperitivo oppure fa la serata nei locali, inermi cittadini che rischiano l'incolumità. Questo è assolutamente inammissibile.
Parlando di contorno ambientale, di tifosi, veniamo ad un discorso un po' più leggero, chiaramente, ovvero la presenza dei napoletani al Maradona oggi pomeriggio, perché non ci sarà il sold out contro l'Union Berlino. È così rapido il passaggio dalla folle rincorsa al biglietto per Napoli-Sampdoria a quello di Napoli-Union? Beh, un po' di cose sono cambiate tra la partita che hai citato tu e Napoli-Union. Intanto un po' di pancia piena anche da parte della piazza c'è, e ovviamente hai vinto lo scudetto, sai che comunque sei arrivato al vertice, per cui più che replicare questa cosa, il tifoso napoletano sa benissimo che è difficile, non è che puoi andare, sì, in teoria, come aveva detto De Laurentiis alla presentazione di Garcia, vogliamo arrivare in finale di Champions, ma insomma, voglio dire, questo è un discorso relativo. Poi certo la partita paga anche una contingenza di un orario che comunque è ancora lavorativo, penso ai negozi e agli esercenti aperti alle 18.45, ovviamente l'avversario non è il Real Madrid, per cui non c'è anche l'appeal dell'avversario. Il Napoli insomma comunque ha avuto alti e bassi in questo frattempo, quindi io credo che sia anche un calo fisiologico, perché è chiaro che l'evento tutte le partite, come l'abbiamo visto l'anno scorso, non si poteva replicare e non credo che si possa replicare in serie. Marcello, oggi una partita comunque complicata da giocare, perché poi l'andata contro l'Union Berlino ha mostrato che questa è una squadra che, per quanto abbia difficoltà a segnare, per quanto abbia difficoltà già sola ad imbastire un'azione pericolosa, comunque è una squadra che ha creato qualche piccola apprensione al Napoli sotto la spinta dell'Olympia Stadium. Sarà una gara diversa rispetto a quella dell'andata, ce lo auguriamo? Ce l'auguriamo, effettivamente. Io credo che comunque l'Union Berlino verrà a fare le barricate, perché è chiaro che l'obiettivo è quello almeno di uscire indenne, magari di conquistare il primo punto in Champions League, quindi credo che si faranno le barricate. Io dico che la visione di Jack Raspadori ieri in conferenza stampa, la disamina è stata molto esatta, cioè se il Napoli trova un gol nei primi 10-15 minuti la partita si stappa, perché inevitabilmente le barricate l'Union Berlino a difesa di un 1-0 non le può fare, per cui inevitabilmente deve concedere qualcosa, per cui è una partita comunque insidiosa che non si deve dare per vinta ancora prima di giocarla, perché comunque abbiamo visto che la partita di andata il Napoli ha avuto diverse difficoltà proprio perché l'Union Berlino aveva 9 uomini dietro la linea del possesso palla, quindi c'è una difficoltà oggettiva, però io credo che se poi andiamo a guardare la qualità di squadra e la qualità dei singoli, il Napoli è troppo più forte e alla fine poi porterà a casa il risultato. Secondo te questo Napoli-Union Berlino chi è che lo potrà andare a decidere? Il solito ormai Raspadori, che nelle ultime 4 è stato veramente importante, determinante per questo Napoli? No, io dico che l'uomo decisivo, così come è stato all'andata, può essere Kvaratskhelia, perché è un giocatore che salta l'uomo, punta l'uomo, scompagina un po' i meccanismi difensivi dell'avversario, in queste partite è ovviamente decisivo. Peccato non avere Osimhen, perché Osimhen, l'abbiamo detto anche per la partita di andata, sarebbe stato il suo primo pressing solitario addirittura al portiere, sarebbe stato un elemento che poteva accendere la miccia. Però io credo che Kvaratskhelia, magari anche supportato da Mario Rui, che insomma sappiamo che gli spifferi di Caffè Fortuno indicano come favorito per giocare sulla fascia sinistra, io credo che possa veramente fare la differenza proprio per quegli spunti in velocità, per quegli spunti uno contro uno che il Giordano sa fare molto bene. Concedimi una battuta, Marcello, a patto che giochi per tutti e 90 minuti, a patto che Garcia decide di tenerlo in campo. Beh, però
voglio dire, onestamente, se il Napoli va 2-3-0 e Garcia lo sfila al 65esimo e lo fa riposare per domenica contro l'Empoli, penso che ci mettiamo tutti la firma. Altra cosa invece se lo leva sull'1-0 con una partita ancora in bilico, insomma, farlo riposare quando poi la partita è ancora da giocare, io insomma non mi trovo d'accordo, sì, su questi cambi. L'allenatore deve leggere sicuramente le partite, deve anche pensare certamente al fatto che giochi 3 partite nell'arco di pochi giorni, però per quello che mi riguarda il giocatore decisivo che può fare la differenza con una giocata, io dal campo non lo levo mai. Marcello, giusto le tue impressioni sulla conferenza stampa ieri di Bonucci? Ma sai, lui, voglio dire, insegue un passato che secondo me è passato, al di là della nostalgia della Juve. A me ha fatto un po' tenerezza quando dice: io spero di chiudere la carriera ad Euro 2024 con l'Italia. Onestamente io credo, non me ne voglia Bonucci e gli estimatori di Bonucci, io credo che Bonucci sia un ex giocatore da almeno 2 anni, insomma, quindi voglio dire, tutto il rispetto e tanto di cappello per la sua carriera, per la sua personalità, per quello che ha fatto, però sinceramente credo che sia arrivato il momento anche lui per dire basta. Però è chiaro che è giusto che lui dica: noi siamo venuti per fare punti, non vogliamo vendere cara la pelle. Io mi ricordo il clima delle battaglie con la Juventus. È giusto, perché alla fine l'Union Berlino, che viene da 12 sconfitte consecutive, deve anche aggrapparsi a gente di personalità e di esperienza come Bonucci, e certamente Bonucci ha la statura del giocatore, anche la statura dell'uomo per costituire un punto di riferimento per questa squadra. Marcello, grazie mille, buon lavoro, un grande abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio. Un abbraccio a Marcello Altamura, Cronache di Napoli, 2 minuti e rientriamo ancora con tanti ospiti al nostro telefono. Tutte le ultime che come sempre ci contraddistinguono, vi ricordo che sul nostro sito www.radio.nuovo.it trovate l'intervista integrale all'assessore alla legalità e alla sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Jesu, e che lì potete seguirci anche in streaming e seguire poi lo streaming in base alle vostre preferenze, perché alle 14, ormai lo sapete benissimo, ci facciamo in due con i 2 speciali di Radio.Nuovo, con lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport, con il pomeriggio da supereroi per gli amici invece collegati in frequenza ad Avellino e provincia. Tra un po' poi daremo anche le designazioni arbitrali, ma andiamo a ricordare anche un po' quelli che sono stati i risultati ieri in Champions, perché hanno sorriso entrambe le italiane: la Lazio 1-0 contro il Feyenoord, soprattutto il Milan 2-1 contro il Paris Saint-Germain, con una classifica che adesso cambia, perché il Milan è lì che prova a qualificarsi in un girone apertissimo che i tifosi del Napoli ricorderanno un po' come quello maledetto per gli azzurri dei 12 punti con Arsenal, al Marsiglia e proprio Borussia Dortmund. Giovanni Capuano, Radio 24 Panorama, grazie mille per essere dei nostri. Ciao, buongiorno. Beh, le italiane hanno sorriso ieri, continueranno a sorridere anche con Napoli e Inter quest'oggi? Ma io credo ci sia da essere ottimisti, insomma. Napoli mi sembra superiore all'Union Berlino, l'ha già fatto vedere nella gara in Germania, e non c'è ragione perché non si ripeta anche a Napoli questa sera. L'Inter è superiore al Salisburgo, diciamo che rispetto a Bergamo è la partita che Inzaghi ha battezzato per fare un po' di turnover, quindi c'è questa incognita a San Sebastian contro la Real Sociedad. L'approccio era stato pessimo e poi era servito tutto il secondo tempo per arrivare almeno al pareggio, però credo che la Real Sociedad sia più forte del Salisburgo, e quindi io immagino anche che, scottato dall'esperienza della prima gara del girone, in qualche modo Inzaghi abbia preso delle contromisure, e quindi magari domani ci troviamo a ragionare di un poker di vittoria, che sarebbe una bellissima notizia per il calcio italiano. Giovanni, ieri Bonucci è tornato un po' sull'addio alla Juve, ha parlato anche della sua condizione, dicendo che alla Juve gli veniva detto che era un ex giocatore fondamentalmente, invece adesso sta bene di testa, si sente vivo, perché allenato nella maniera giusta. Ecco,
mi ha anche colpito un po' questo passaggio. Poi ha augurato alla Juve, ai giocatori della Juve, di vincere lo scudetto, dimenticando un po' anche, giustamente, a questo punto, allenatore, dirigenza, società e diciamo questa parte che un po' lo ha messo alla porta. Ma che te ne è sembrato della conferenza ieri di Bonucci? No, ma non lo so, io se lui è contento, siamo contenti tutti. L'anno scorso è stato un calvario per lui, ma è stato un problema anche per la Juventus. Insomma, le prestazioni in campo di Bonucci non sono state di grande spessore, e non soltanto l'anno scorso. Io credo che probabilmente lì ci sia stato un errore nel parlarsi negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, per condividere la decisione di chiudere. Dopodiché io, insomma, mi sembra che l'Union Berlino non stia facendo una stagione straordinaria, e uso un eufemismo, quindi evidentemente qualche problema ce l'hanno, e magari dentro questi problemi qualcosa è anche dovuto alle prestazioni di Bonucci o al modo in cui questa squadra difende. E quindi, insomma, credo che io onestamente credo che questi grandissimi giocatori che hanno avuto una straordinaria carriera nel finale debbano imparare a uscire un po' meglio, e mi pare che Bonucci non lo stia facendo, ma non è il primo e non sarà l'ultimo. Sicuramente deve uscire meglio anche un po' l'organizzazione, la prevenzione e l'ordine pubblico di quando si affrontano certi avvenimenti, anche certi eventi. Chiaramente facciamo anche un po' menzione non solo a quanto successo a Napoli ieri con i tifosi dell'Union Berlino, ma anche quanto successo a Milano con i tifosi del Paris Saint-Germain. C'è un problema che viene fuori soprattutto in campo europeo. A Napoli molti hanno avuto flashback delle devastazioni contro, nell'ultima occasione, anche con un club tedesco, con l'Eintracht di Francoforte a marzo. C'è un problema più vasto, la famosa stretta agli ultras è solo vociferata e mai attuata? Ma non lo so, adesso io non credo sia un problema di Napoli, e difatti anche Milano ha vissuto delle ore non piacevoli. Io credo che ci sia questa reticenza a dire che non è obbligatorio far viaggiare per l'Europa gruppi di centinaia di persone, con la scusa del calcio, ma che hanno intenzione di fare tutt'altro. Poi voi chiamatela stretta, chiamatela come volete. Io, insomma, quando a Napoli si è provato a non far arrivare i tifosi dell'Eintracht Francoforte, se non sbaglio, no, le autorità italiane sono state accusate da quelle tedesche di voler limitare il diritto alla mobilità. Non c'è nessun diritto a potersi spostare da una parte all'altra e ad andare a devastare coperti all'anonimato. Punto. Per quanto mi riguarda, se questo concetto non si riesce a far passare con le buone, si fa con le cattive, e magari per un certo periodo si fa che all'interno di uno stadio ci saranno solo i tifosi della squadra di casa, si vendono tutti i biglietti così, e così si toglie il motivo della trasferta. E poi qualche gruppo si vuole muovere lo stesso per andare a fare casino, a quel punto sarà chiaro a tutti che il calcio è soltanto un pretesto, e quindi si potranno prendere i provvedimenti, perché magari saranno gruppi più ridotti. Parliamo un po' anche di calcio giocato, perché guardando il Napoli in questo avvio sembra quasi come se fosse una squadra completamente diversa rispetto allo scorso anno, facendo un po' un paragone. Eppure sono cambiati il difensore centrale e l'allenatore, fondamentalmente solo questo, solo tra mille virgolette. Giovanni, ma questo Napoli è destinato a continuare questo tipo di percorso, con alti e bassi, con la sfiducia da parte dei tifosi nei confronti dell'allenatore, delle prestazioni, dei risultati, oppure ti aspetti una crescita differente appunto da parte del Napoli? Ma no, a me sembra che in qualche modo Garcia abbia corretto alcuni degli approcci, alcuni degli errori che hanno caratterizzato l'inizio e che certamente hanno minato alla base la fiducia della tifoseria nei suoi confronti. Poi, quando è stato messo nelle condizioni peggiori per lavorare, quindi la sosta scorsa, il commissariamento da parte di Laurentiis, quelle parole pronunciate in pubblico, però mi sa che forse abbiamo perso il collegamento proprio nell'ultima risposta di Giovanni Capuano. Proviamo a ripristinarlo già solo per fargli completare poi la sua analisi e la sua disamina. Vi ricordo che poi tra qualche minuto
partiremo con anche la pagina dedicata alla Salernitana, apriremo una pagina importante appena arriverà anche il nostro Pietro De Concilis, con lui in realtà per aprire soprattutto sulle sette sorelle il girone C di Serie C. Ciao. Poi dalle 14, Pietro, a breve arriviamo subito a te. Il tempo di completare con Giovanni Capuano, che abbiamo recuperato. Giovanni, per completare e salutarci, l'abbiamo perso a metà dell'ultima risposta. Ecco, non so dove siete arrivati. Dicevo, a me pare che dopo essere stato messo in discussione sotto pressione, in fondo Garcia il Napoli l'abbia raddrizzato e i risultati lo stanno dicendo, e quindi io credo che abbia bisogno di un po' più di fiducia anche intorno a lui, e da questo punto di vista mi sembra che la parabola di Garcia e la parabola di Pioli siano abbastanza simili, e ieri si è visto ad esempio che Pioli può dare ancora moltissimo al Milan, perché ieri è stata prima di tutto la vittoria di Pioli e delle sue scelte, del suo modo di impostare la partita contro il PSG. Io mi aspetterei che anche a Napoli ci fosse un attimo più di pazienza e comprensione verso Garcia. Giovanni, grazie mille, buon lavoro e buona Champions. Grazie a voi. Grande, grandissimo abbraccio al collega di Radio 24 Panorama, Giovanni Capuano. Pietro, ti diamo un buongiorno più ortodosso, mettiamola così. Buongiorno a voi, scusate l'intrusione gabbese, ma mi piaceva fare assolutamente così. Ci sta, giustissimo. Con te apriamo la pagina dedicata alle altre campane, come sempre partiamo dalla Salernitana. Punto Nuovo Sport Salernitana. E nell'aprire la pagina dedicata alla Salernitana andiamo anche alle designazioni arbitrali della gara di dopodomani, della trasferta del Mapei Stadium, perché la Salernitana aprirà il 12° turno del nostro campionato. Sarà Ghirsini a fischiare il calcio d'inizio con lo Cicero e Trasciatti assistenti, Sacchi quarto uomo, Meraviglia e Mazzoleni al VAR, poi Orsato a Genoa Verona, Abisso a Lecce Milan, Piccinini a Cagliari a Juventus Cagliari, Doveri a Monza Torino, Napoli Empoli domenica alle 12:30 a Prontera con Vivenzi e Garzelli assistenti, Cosso quarto uomo, VAR Mazzoleni che sarà assistente al VAR invece la gara di venerdì contro tra Sassuolo e Salernitana, e assistente VAR invece per Napoli-Empoli sarà a Battista. Poi Maresca di Napoli a Fiorentina-Bologna, Aureliano Udinese-Atalanta, Lazio-Roma a Massa, ricordiamo giornata del derby, quindi giornata anche molto importante dal punto di vista della temperatura calcistica in Italia. Poi Inter-Frosinone che chiuderà la 12ª giornata con un match che poi avvierà anche la sosta con Dionisi. Andiamo al telefono dal collega di Sport Italia da Salerno, Francesco Di Pasquale. Ciao Francesco, grazie mille. Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Francesco, parto con delle parole importanti, quelle che ieri ai nostri microfoni l'avvocato della Salernitana, il professore Francesco Fimmanò, ci diceva su De Santis. Senza voler mettere in discussione chi e quanto sia bravo un professionista, se nel calcio mancano i risultati, quando mancano i risultati c'è sempre torto, chi non li fa sempre torto. È un ultimatum al direttore? Io quello che posso dirvi è che sono tutti praticamente sulla gradita, dallo stesso presidente Iervolino al direttore sportivo De Santis e alla sua squadra, quindi a Migliaccio e allo Schiavo. Era fino a qualche tempo fa sulla gradita anche il tecnico della Primavera Scarlato, 48 ore fa è stato esonerato, adesso ha preso un nuovo allenatore. E sulla graticola anche perché non Stefano Colantuno, responsabile del settore giovanile Granata, e ultimo ma non per importanza Pippo Inzaghi, nelle prossime 3-4 partite si giocherà strano ma vero tantissimo anche eventualmente di una sua permanenza o di uno stravolgimento per quanto riguarda uomini e modulo. Il tecnico, l'ex bomber insomma del Milan, ha cambiato 3-4 moduli in pochissime partite ed è stato sempre pari allo zero, perché è inutile che mi si viene a dire o che gli si riferisca alla tifoseria Granata che il 4-0 con la Sampdoria sia stato un esempio di inversione di rotta. La Sampdoria è una squadra che veramente sta con quasi il defibrillatore ed è stato soltanto un caso. Le cure di questa Salernitana invece arrivano da molto molto tempo prima. Il nodo atavico fu la questione Paolo Sosa con i vari colloqui che fece, e poi da lì insomma è stato un effetto domino che ha fatto da far cadere le carte. Le ultime, si parla addirittura anche di un clima particolare al Meridosi, al centro sportivo dove si allenano il Granata, ed è evidentissimo una notevole frattura, una notevole spazzatura all'interno del gruppo squadra. Quanto pesa la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo adesso? Tantissimo, in primis per lo stesso Inzaghi, perché davanti si trova una squadra
molto camaleontica, una squadra che non sai mai cosa ti aspetti, perché il Sassuolo o viene da una serie di risultati da horror o viene da una serie di risultati in cui magari anche affrontando le grandi squadre ha dato molto molto più da torcere, quindi è una squadra molto molto particolare. Poi il Sassuolo richiama sempre gol e partita al Calcio Palma, quindi insomma non sarà sicuramente una partita facile, ma il tecnico ha pille importanti. Chi praticamente ha l'ultima carta in mano è ovviamente il direttore sportivo, a cui Berbolino non sono taciute soprattutto a livello comunicativo alcune uscite. Una di queste è quella post Frosinone, quando gli si chiedevano insomma dei vari Caiaiorg e Barenecea e Mattias Sulé. Il direttore sportivo rispose che al posto loro la Fresinana ha preso giocatori ancora più forti e non mi sembra che stiano viaggiando in ottica Conference League, anzi addirittura è quasi ultima con un grido d'aiuto, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva, totalmente sterile, totalmente inesistente, e questo ovviamente comporta molto soprattutto per il pacchetto che è stato allestito lì davanti, senza ovviamente distogliere lo sguardo da un nevralgia importante, perché per il secondo anno consecutivo chi doveva allestire la squadra non è stato in grado anche di trovare un vice Bradaric o addirittura un terzino sinistro. Ecco Francesco, partendo dal presupposto che questo è un momento delicatissimo in cui già la Salernitana deve fare i conti, davvero i conti della massaia con i punti, perché con le dirette concorrenti bisogna fare il risultato a tutti i costi, e allora ti chiedo, in caso di sconfitta, con tutti gli scongiuri del caso per i tifosi Granata, chiaramente in vista del prossimo weekend, visto che dopo c'è una sosta che porta e porterà al di là anche del punteggio e del risultato inevitabilmente delle riflessioni su tutti i ruoli e su tutti i protagonisti, quanto rischia effettivamente Morgan De Santis subito nell'immediato in vista del mercato di gennaio? Se perde la Salernitana a Reggio Emilia con il Sassuolo, De Santis salta e lo fa qualcun altro il mercato di gennaio? Per quanto ho raccolto, c'è stato addirittura un confronto di due giorni tra Iervolino e De Santis. Uno è avvenuto faccia a faccia addirittura per cercare di capire quali fossero i problemi, prima scena, poi addirittura nelle stanze riservate, nelle posizioni riservate della società. Il direttore sportivo sono due giorni che non si fa vedere sul campo di allenamento. Sappiamo che Almeri Rosi lui si è fatto, tra virgolette, installare un modulo che poter seguire da vicino un po' tutta la squadra, anche come si muove, come parla, come corre, come calcia il pallone. Sono due giorni appunto che ha marcato assenza in quello del Mariosi, questo perché sono molto molto fitti i colloqui con Iervolino. Iervolino gli ha praticamente parlato chiaro, ha detto che questa rosa allestita, al netto insomma di sorprese, novità e possibili scenari, non sta rendendo praticamente nulla rispetto alle premesse. Tra questi ovviamente ci sono tanti giocatori che sono ovviamente fuori fase, parlano un linguaggio che non è il linguaggio italiano, non è la comprensione anche del campionato italiano, molti camminano in campo. Il match con il Napoli ha evidenziato che anche i senatori sono un po' stanchi di questa situazione, e questo credo sia un problema, non mi rendo conto, perché se i vari Mazzocchi e Candreva, i vari Gomber e Ochoa hanno anche loro, tra di loro, problemi di comunicazione, problemi di conflitti interni, vuol dire che all'interno del gruppo squadra c'è un'enorme polveriera, che i giovani ovviamente sentono questa pressione, chi è arrivato negli ultimi giorni di mercato sente questo clima molto incandescente, i senatori che dovrebbero quantomeno mantenere la calma sono tra i primi che sono in fase di agitazione. È una situazione molto molto paradossale, non serve a niente riempire lo stadio se poi in campo si cammina, se poi in campo i vari Candreva e Mazzocchi hanno qualche battibecco, perché magari uno dice attacca la profondità, l'altro dice no, non lo voglio fare perché non serve a niente. Insomma, questi sono esempi abbastanza particolari che devono far riflettere in maniera molto molto seria, perché così non si va da nessuna parte. Francesco, prima di salutarci, siamo anche un po' all'antivigilia della gara contro il Sassuolo, e quella è detto sarà una gara cruciale tra le righe, ma mica tanto, sono un po' tutti sulla graticola. Vedremo una Salernitana simile a quella che abbiamo visto col Napoli, quindi con le stesse problematiche dal punto di vista tattico, anche se poi in realtà, se vogliamo guardare un po' il bicchiere mezzo pieno,
comunque la Salernitana qualche segnale positivo nella gestione Inzaghi sta provando comunque a raccogliere. Dovrebbe tornare il mister Inzaghi al Mapei Stadium con un 4-3-3, quindi dovrebbe ritornare questo tridente con un possibile ballottaggio in cabina di regia con la problema di Boinen. Vediamo Bradaric come sta, perché nel corso dell'ultimo allenamento ha subito insomma un leggerissimo affaticamento. Bradaric praticamente sta giocando da quando è arrivato a Salerno, non si è mai fermato, tranne forse per qualche disfida. Poi per il resto ha pingato sempre insomma presenze anche oltre gli 80 minuti classici di gioco. Vedremo insomma maggiore come si porterà, perché tra virgolette l'ex pezzino si è tornato insomma alle fasi a cui eravamo abituati a vederlo insomma in campo. Vediamo come si distruggerà Dani Lecco, che è tornato dall'infortunio, è stato ovviamente subito chiamato in causa un po' per emergenza, un po' perché l'assenza dell'Austria così si è fatta sentire. A me quello che più preme è vedere cosa cacciano dal cilindro i vari Ochoa, i vari Biomber, i vari Mazzocchi e Candreve, perché no, anche soprattutto Dia, perché un Dia che praticamente non parla, ma non si incavola nemmeno, è sintomatico, perché un leone come lui, che vive per il gol come quasi un attaccante, ma lì in maniera particolare, perché sa di essere la punta di questa Salernitana, il fatto che non si incavoli per un passaggio sbagliato o perché non gli dà nella palla, a me fa storcere un po' il naso e fa fare tante domande. Assolutamente così. E Francesco, grazie mille, un grande abbraccio e buon lavoro. Ciao ragazzi, grazie mille come sempre. Grazie mille al collega di Sport Italia da Salerno, Francesco Di Pasquale. Noi ci prendiamo 30 secondi e ripartiamo dal girone C di Serie C tra poco. Chiaramente potete seguirci anche attraverso la nostra applicazione mobile completamente gratuita, che potete seguirci anche in televisione, perché Radio.Nuovo sbarca anche in televisione grazie all'applicazione per Smart TV. Lì ci potete seguire, ci potete in qualche modo anche potete splittare con noi dalle 14, per esempio, la butto lì, visto che partiranno tra poco più di 15 minuti due speciali di Radio.9. Quindi se selezionate un flusso streaming sentirete il pomeriggio da Supereroi per tutte le ultime di Casavellino, con tutte le ultime anche sugli uomini di Michele Pazienza. Per tutti gli altri invece, per chi andrà a selezionare poi il relativo flusso streaming, partirà lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport col sottoscritto, con Giovanni Annunziata. Entreremo in un'ora caldissima che ci porta direttamente alle 18.45 per la gara di Champions League contro l'Union Berlino. Noi però parliamo di Serie C, parliamo di Girone C e un'ora di casa a Pietro dei Concilis. Eh sì, perché appena due ore dopo, alle 20.45, ci sarà Turris Juve Stabia. Allora, noi siamo andati ieri a Castellammare, oggi è tempo di andare sull'altra sponda del fiume. Andiamo a Torre del Greco da Michele Massa di Vesuvio Live. Ciao Michele, grazie per essere con noi. Ciao ragazzi, grazie a voi. Michele, è un momento ribaltato, direi, rispetto alle ultime, alle precedenti settimane in casa Turris, perché tante cose sono cambiate dopo un inizio di campionato straordinariamente sorprendente, lo definirei. Poi però un calo anticipato anche rispetto alla primavera Caneo, con una squadra che, anche complice l'assenza di giocatori importanti, sta faticando a trovare risultati in campionato. E poi chiaramente arriviamo anche alla partita di oggi in Coppa Italia. Sì, vabbè, indubbiamente era quello un po' che pensavamo tutti, perché se continuiamo a prendere 2-3 gol a partita, non ne fai sempre 3, non ne fai sempre 2. La Turis, infatti, nelle ultime settimane quello che è mancato, oltre alla difesa, che nelle ultime due partite è stato un pochino di più registrato, perché assolutamente un gol. Però indubbiamente quello che è mancato ora come ora è l'attacco, perché la Turis non riesce a trovare più gol. Sono due partite che non segna, voglio che Stabia fece un gol, sbagliò il rigore per il 2-2 con De Felice. È una squadra che si è ribaltata in tutti i sensi, anche nel senso del modo di giocare, perché è una squadra che comunque si avvicina alla porta ma non trova la rete, soprattutto Maniero ne sta pagando, perché Maniero oramai non segna più dalla seconda settimana di settembre, stiamo a novembre, quindi sono praticamente due mesi. E i gol di un attaccante del genere, una squadra che comunque il suo obiettivo della salvezza, diciamo anche tanto. Mettici anche che a fianco comunque a Dario Giannone, già ha avuto qualche problemino, ora sta recuperando. Dario è entrato e uscito un po' dagli schemi, però comunque ha sempre dimostrato ottimo partito Dario quando c'è stato. Infatti la speranza di stasera si chiama soprattutto su Dario.
però comunque questo è il momento, cioè beh, hai cercato di registrare una difesa migliorandola, perché comunque subito sono messo le condizioni delle partite, però poi in attacco ti sono mancati due gol che ti servivano. Michele, parliamoci chiaramente, è colpa un po' di questo calo, anche forse di un, non dico un contraccolpo, però di un normale assestamento sui valori della Turris, oppure è colpa del sottoscritto che l'ha un po' tirata nella nostra ultima chiacchierata, domanda del venire fuori allo scoperto. Tifosi della Turris sotto casa. Un po' me ne voglio, mi voglio tra virgolette prendere responsabilità in maniera scherzosa, è un assestamento di questa squadra di valori, oppure volendo essere seri magari si è parlato già troppo presto di obiettivi un po' più importanti? No Pietro, è tutta colpa tua al 100%, no, comunque a parte gli scherzi, in questo caso di Alessandro, no, attenzione, di Pietro, mi distacco. è una squadra giovane, quindi se va a momenti, se va bene, sappiamo perfettamente, un giovane se va bene si galvanizza, se va male è il contrario. Parliamo di una squadra che gioca con 4 under fissi in campo, in panchina ne ha altri 7 di under, è un bel numero di under. Indubbiamente se tu inizi a perdere 2-3 partite di fila, inizi anche a giocare sotto tono, inizi a avere problemi. Indubbiamente non è la Turis delle prime 3 giornate, però comunque il secondo tempo di Caserta è stata una Turis bella da vedere, col Giuliano ha giocato bene, soprattutto il primo tempo la Turis ha perso 0-1 e il Giuliano non ha mai tirato in porta, salvo un tiro nel secondo tempo, perché il gol del 1-0 è quella, non so se avete visto, la palla di Fasolino che si fa scappare la palla tra le mani. Abbastanza clamorosa. Esatto. E indubbiamente è un fattore mentale, perché comunque la squadra ha dimostrato di avere di nuovo quei ritmi delle prime 3 giornate, ci ha fatto vedere con Giuliano, ripeto. Il problema è semplicemente che è una squadra che è giovane, che perde 3 partite, ma in un periodo un po' più complicato, e Caneo ha il doppio del lavoro da fare, perché deve recuperare 12-13 giocatori. Poi mettici che il tuo over di punta, che in maniera non riesce manco più a buttarla dentro in porta, il Caneo ha tante situazioni belle spigolose tutte in mano, nello stesso momento non è sicuramente facile gestirle, però comunque l'obiettivo è la salvezza, naturalmente la classifica è corta, quindi se la Turris perde pure domenica, se tutti sfuggiti del caso, rischia di entrare seriamente nella zona playoff. Noi abbiamo visto comunque una partenza in cui questa Turris segnava 3 gol a partita, oggi siamo già a due sfide contro Giuliano, contro la Casertana, in cui i gol non sono neanche arrivati, ma possiamo identificarlo lì davanti il problema, oppure è molto più profondo, c'è una situazione molto più complicata rispetto al semplice tra virgolette attacco che non va a segno? No, più che altro mi viene a dire manca ora come ora un po' di lucidità sotto porta, che è tutto del momento, che è una squadra che vede tutto cupo, cioè non ha quella spensieratezza delle prime giornate, che è perfettamente spensieratezza, ti dà un modo di giocare che è totalmente diverso, un altro tipo di adrenalina, tutta questa parte qui. È un problema d'attacco, c'è con Maniero, sì, perché un attaccante del genere non può stare fermo 2 mesi senza segnare, è un colpo pesante, ed è una grana che si può portare avanti parecchio, infatti il turista deve provare un pochino anche con Guida, il dottor Estello deve giocare Guida, perché anche De Felice, che era addetto a qualche gol, ha deluso, e quando ha avuto l'opportunità a vedere i gol con la Juve Stabia l'ha sbagliato. Però comunque c'è Dario e Giannone sulle fasce che stanno andando fortissimo, ora Giannone si è fermato per un piccolo infortunio, non c'è, Giannone ha fatto bene, deve ritrovare la punta, cioè non c'è, i gol della punta per una squadra che deve salvare sono decisivi, se mancano quelli manca, non dico il 100%, ma il buon 50% sì. Ecco Michele, volendo fare un giochino che ci porta un po' più avanti nel tempo, ma non troppo, perché siamo quasi a metà novembre e il mercato di gennaio anche si avvicina, con la consapevolezza che ci sono ancora tante partite da giocare, questo è ovvio, c'è un girone d'andata da chiudere nel migliore dei modi, e tra l'altro anche con partite importanti per la Turris, però c'è una squadra che ha assunto sin da subito un'identità precisa. Non l'ha persa per strada, perché è sempre il solito Bruno Caneo, però forse, e dico forse, nelle alternative qualcosa manca. Ecco, questo può essere un indizio, un segnale in vista del mercato di gennaio anche per il direttore Primicile. Ma sì, indubbiamente. Allora, la squadra è una rosa molto profonda, sottolineiamo, una rosa molto profonda. Il problema è che sono tante scommesse under, e quindi non sai come, cioè per esempio c'è Saccani che ultimamente sta entrando spesso, però entrando non sta dimostrando grandissime cose, sono under su cui Canel deve scommettere, deve sperare per esempio che esca uno come Nocerino, esca come è stato esempio 2 anni fa, come Maestrelli ora, come anche Cocetta,
cioè è un continuo giocare ad azzardo, vedendo questo Luris e Pescaneo, quello è il problema principale. Banalmente bisogna ritoccare nel mercato invernale, assolutamente, ma non ti dico manco toccare in difesa, perché Luris ha 6 difensori centrali. Però comunque a questo punto l'unico colpo bisogna fare è semplicemente dei colpi over, ovvero servirebbe una buona punta di Romaniero che puoi mettere lì tipo a mezz'ora dalla fine, che tipo scombussolare la partita, come è stato per esempio più a Cari l'anno scorso al Giuliano, mi viene in mente un difensore un pochino di esperienza come è stato l'anno scorso la Turisti per Semiceli a gennaio e diede una svolta. Servono questi colpi. Michele, se guardiamo anche un po' le altre campane, nel mentre che la Turris ha un po' tirato il freno a mano in classifica, sei rimasto sorpreso, al di là ormai della solita Juve Stabia, del Benevento e dell'Avellino che stanno comunque iniziando a trottare. Ecco, tra Coppa Italia di categoria e campionato ci sono altre campane che potrebbero anche per certi versi approfittare di questo rallentamento improvviso della Turris. Guardando la classifica, sono Giuliano che è cambiato allenatore con Bertotto, ha avuto 3 punti molto fortunati contro la Turris ed è riuscita praticamente, si è girata non dico una stagione ma si è girata 2 settimane, perché poi la settimana dopo è tornata in campo e ha vinto 3-0, perché la prima lì è letale. Il Sorrento pure lo vedo bene, ma Iuri è un ottimo allenatore, il problema è che ha una squadra giovane, è un giovane tossissimo. Però Maiuri ha fatto vedere un bel calcio, Maiuri non è un calcio difensivo che tutti chiusi dietro. Vero. Abbiamo visto pure contro il Foggia, il Sorrento ha fatto un'ottima partita, l'ultima mezz'ora poteva vincere tranquillamente la partita. E dopo le prime giornate hanno preso un bel po' di sconfitte, ora anche se è ripreso pure il Sorrento, a fare punti, e occhio a questa squadra, ma vi ripeto, perché Maiuri ha un bellissimo modo di giocare. Senza dubbio, anche perché sono giocatori che stanno magari pagando lo scotto del salto di categoria, nonostante ci siano 3-4 che l'hanno fatta molto molto di recente più volte, però poi ci sono anche tanti giovani che vengono dall'interregionale, come tra l'altro faceva notare anche nei giorni scorsi il capitano dell'Avellino Fabio Tito. Ecco Michele, in questo momento bisogna anche guardare il calendario, a stretto giro novembre che mette di fronte oltre che la Coppa Italia, perché stasera ricordiamo si gioca alle 20:45 a Liguori contro una Juve Stabia e non è mai una partita banale, tra l'altro ricordiamo anche che chi vince affronta la vincente di Avellino Foggia il prossimo 29 novembre al Partenio Lombardi o allo Zaccheria. Detto questo, è un Turris che adesso ha davanti Monopoli, Catania e Cerignola in campionato. Sono 3 squadre, tra l'altro, che vivono momenti differenti, però sono tutte e tre forse nello stesso momento della Turris, perché oltre alla classifica viaggiano su un'altalena di risultati che è paragonabile anche a quella della Turris. Sì, però ti ripeto, la Turris è una imprevedibilissima, cioè può fare 9 punti in queste tre partite, sì, come ne può fare 0. Non c'è una squadra che può dare più fastidio, una squadra più forte, una squadra più forte. Naturalmente parliamo di 3 squadre che vincono la parte di classifica, perché Catania, Cerignola, c'era un pochino più sopra, però Catania e Monopoli sono dove stava tutti e non sono squadre che partivano con quegli obiettivi vedendo le loro rose, soprattutto il Catania che conta uno stadio che prende minimo 15.000 persone a settimana, che manco in Serie A. Però ti ripeto, è imprevedibile, la Turis con Catania, con Canea 2 anni fa andò a vincere 4-3. Avrei un po' più paura del Monopoli, ma per questioni di statistiche, perché la Turis con la bestia di della Turis è Monopoli, quindi lì possiamo avere qualche difficoltà. Cerignola c'è un ex che si chiama Vito Leonetti che ha ancora un po' il dente avvelenato con la Turris, quindi occhio anche lì, perché dovrebbe recuperare per quella sfida. Sì. È da vedere partita dopo partita, però naturalmente se inizi a mettere 3 punti o per iniziare già a vincere anche stasera, puoi avere uno sblocco mentale che può essere fondamentale. Michele, per salutarci davvero e per ringraziarti, sappiamo anche che è una giornata fitta di impegni, anche perché non gioca soltanto la Turris in questa giornata anche europea, se vogliamo. Come sta vivendo però la piazza tutto questo? C'è una tifoseria che era soddisfatta del ritorno di Bruno Caneo, che aveva visto anche un po' più di trasparenza e di chiarezza da parte della società con il triennale messo sul piatto per il tecnico sardo, adesso la sta vivendo sempre con razionalità e con pragmatismo, oppure c'è qualcuno che vorrebbe a volte anche qualche certezza in più? No, vabbè, la piazza fortunatamente vuole la salvezza, però naturalmente lascia il malumore queste ultime partite, perché era una squadra che era partita fortissima, però tutti sapevamo che prima o poi doveva crollare, però non così naturalmente. Però naturalmente la piazza però rimane unita, c'è stato qualche fischio dopo l'ultima partita in casa, come giusto che sia, è il dovere del pubblico criticare o esaltare un giocatore, una squadra quando gioca bene e quando gioca male. Per ora la situazione è ancora calma.
però se dovesse perdere anche stasera, soprattutto perdere domenica, vi sarebbero un po' di problemi. Grazie mille Michele per essere stato dei nostri, buon lavoro. Perfetto, grazie a voi ragazzi, alla prossima. Grande, grandissimo abbraccio al collega da Torre Michele Massa. Non tiriamo i piedi alla Torre. Sia chiaro, io scherzo, era per strappare un sorriso, poi certo. Mica tanto. Anche al collega. Anche perché effettivamente Ale, in un girone così è veramente difficile non tifare, diciamo, il territorio campano, anche perché, come abbiamo sempre ribadito, 7 su 20 sono di marca campana, le squadre 4 sono lì in cima alla classifica, tra l'altro. Tra le altre cose. Ci salutiamo Pietro con un giro sulle altre campane in questa giornata di Coppa Italia e poi chiaramente le anticipazioni al pomeriggio da Supereroi. Sì, perché c'è anche chi non la gioca questa Coppa Italia, che il Benevento è eliminato dal Giuliano nel primo turno eliminatorio ai tempi supplementari, lo ricorderete, alla fine dello scorso mese di settembre, e tra l'altro il prossimo avversario del Benevento sarà proprio il Giuliano di Valerio Bertotto, che gioca oggi alle 16:15 in casa contro il Brindisi, che invece è il prossimo avversario, il Giuliano non gioca contro il Brindisi, gioca contro il Latina di Mister Di Donato, il Brindisi invece, lapsus freudiano, è il prossimo avversario dell'Avellino in campionato. E allora l'Avellino alle 14 avrà già le antenne dritte fra 4 minuti di fatto, perché c'è Crotone e Brindisi, per analizzare anche il suo prossimo avversario, ma alle 18:30 c'è soprattutto al Partenio Lombardi di Avellino, Avellino Foggia, e Radio Punto 9 in esclusiva la seguirà a partire dalle 18 con ampio prepartita, con la radio cronaca integrale il nostro Dino Manganiello direttamente dal Partenio Lombardi, insomma tutte le ultimissime ovviamente nel corso del pomeriggio da Supereroi, con la consapevolezza che stasera poi questo programma del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di categoria si chiuderà con questo derby attesissimo tra Turris e Juve Stabia. Ricordiamo, in campionato è finita 2-1 per le Vespe, con rigore fallito dai Corallini nella ripresa, parato sempre dal solito Tiam che ne ha presi 3 su 3, e questo è già un dato a dir poco confortante per i gialloblu, però sicuramente ci saranno tantissimi giovani in campo, e quando si parla di giovani l'impressione è che Bruno Caneo possa anche tirare fuori qualcosa in più. La Juve Stabia si salvò per il rotto della cuffia al primo turno contro il Potenza ai calci di rigore, la Turris invece può mettere in campo un bel po' di gioventù, e questo può incidere magari sull'esito della gara. Ricordiamo che si affronteranno poi il 29 novembre le vincenti di Avellino Foggia e Turris Juve Stabia. Tutto questo per dire che noi ci saremo, Radio Punto Nuovo ci sarà come di consueto, anche in televisione, ormai siamo dappertutto, e allora ne racconteremo le gesta di questo Avellino, e non solo, a partire dalle 14 fino alle 15, e poi riprenderemo la diretta dalle 18 dal Partenio Lombardi. Buon lavoro Pietro, a te e a tutta la squadra. A voi ragazzi, buon lavoro. Grande, grandissimo abbraccio a Pietro De Concili e a tutta la squadra del pomeriggio da Supereroi. Per quanto ci riguarda invece ci salutiamo per questa prima ora e ci ritroviamo tra qualche minuto con lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport. C'è le Napoli che riparte quando sono le 14:01, con voi sempre Alessandro Bottano e Giovanni Annunziata in questa seconda ora dello speciale Napoli di Punto Nuovo Sport. Vi ricordo come sempre che potete seguirci anche in televisione. Se avete la Smart TV potete scaricare tranquillamente la nostra app completamente gratuita, seguirci lì così da farci compagnia anche nella vostra attività commerciale, a casa, insomma ovunque siete, portate Radio Punto Nuovo con voi, che poi cerchiamo di conquistarci la vostra compagnia e la vostra simpatia con tutta l'informazione regionale e non. Tra le altre cose, un po' di notizie in casa Napoli, perché secondo l'ultima ora lanciata da Sky Sport, Victor Osimhen è rientrato in città, chiaramente non prenderà parte alla gara di quest'oggi contro Union Berlino, unico assente nei convocati di Rudy Garcia, ma siederà in tribuna e quindi sarà il seguito emotivo della squadra, ed è un rientro quantomeno importante dal punto di vista già solo della presenza, e questo sicuramente aiuta. E poi chiaramente si ragiona ancora tanto su quello che è accaduto ieri con tutte le ultime, no, dopo gli scontri, i disordini anche con i tifosi dell'Union Berlino, e poi anche con una buona notizia, perché mi ricorda Giovanni Annunziata che la Primavera ha vinto in Youth League ed è la prima volta dopo il 2018, quindi è assolutamente una piccola pillola da tenere in considerazione anche con il nostro prossimo ospite, Ciro Troisi, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro, grazie mille. Buongiorno a voi. Ciro, ci sono i presupposti per dire che è arrivata almeno una buona notizia da quando, insomma, è partito l'avvicinamento con l'Union Berlino.
No, assolutamente, è una bella notizia, una bella cosa, perché tra l'altro si aggiunge un'altra chicca storica: la prima volta che una squadra di primavera 2 vince una partita in Youth League, quindi sono due dati storici. Poi è una partita tra l'altro giocata con tante seconde linee, cioè con tanti ragazzi che in campionato giocano meno, una grande prova in termini di compattezza, di spirito di squadra, chiusa con gli ultimi minuti in 10 uomini per l'espulsione di Noah Mutanda Kasongo. Quindi tanti ragazzi che giocano poco e hanno ben figurato, Lo Russo, Raggiori, Puzzone, De Crescenzo, il modo in cui sono entrati Ballabile, Borriello. Dicevo anche prima al campo, per capire quanto è storica, l'ultima volta c'erano i 2000 in campo con un Gaetano Shoa, Stata Maggiore contro l'altro, e chi lo dimentica? Oggi erano i ragazzi 2005-2006. Quindi per capire, ci sono passate cinque leve tra una vittoria e l'altra. Ciro, hanno giocato anche due ragazzi che ormai sono in pianta stabile in prima squadra, mi riferisco a Davino e Russo. Il Napoli su questi giocatori quanto può andarci a puntare e quanto possono tornare un po' utili eventualmente per il futuro? Perché comunque Garcia li sta tenendo d'occhio un po' dalla scorsa estate. Sì, assolutamente, no? Sono giocatori che hanno fatto, cioè sono stati determinanti oggi, hanno trascinato la squadra. Russo ha preso anche una traversa su punizione. Sono ragazzi da seguire, da monitorare, si allenano stabilmente in prima squadra ormai. Certamente non sono giocatori pronti per dare una mano a questo Napoli, che basta pensare che il trio di centrocampo è anche il Salo Botta di rischi. Per intenderci, che fanno fatica a trovare spazio Gaetano, Cagiusto, Elmas, ma sono ragazzi da seguire, da monitorare, che potranno fare le loro esperienze in prestito come li stanno facendo Cioppi, D'Agostino, e vedere cosa ne verrà fuori, perché delle qualità ci sono. Ciro, chiaramente non posso non chiederti anche un commento su quanto avvenuto nella serata di ieri. Ci sono stati dei flashback comunque preoccupanti, per fortuna non si è toccato il punto di tensione massima che abbiamo invece raccontato, testimoniato, anche un po' vissuto in maniera angosciosa contro i tifosi dell'Eintracht di Francoforte. Però ennesimo allarme, e ci ricordava l'assessore De Jesu ai nostri microfoni poco prima di entrare in diretta, che si tratta di un altro episodio nel nostro paese sconcertante, che fa anche un po' il paio con quelli di Milano della scorsa giornata. C'è un abisso rispetto a quella con l'Eintracht e anche al fatto di Milano, perché con l'Eintracht c'era una rivalità, c'erano le infiltrazioni dei bergamaschi, ci fu un piano di ordine pubblico uno dei più disastrosi che io ricorda. Stavolta c'è stato un fattore sorpresa che poteva diventare devastante, però, perché a Berlino andava tutto abbastanza bene, perché non ci sono delle rivalità importanti né tra il Napoli, la tifoseria del Napoli, l'Union, neanche tra quella dell'Erta gemellata col Napoli che quella dell'Union. Però da quanto ho capito c'erano delle frange estreme, delle divieti che erano legate molto alla tifoseria del Borussia Mönchengladbach, che è una storica rivale dell'Erta a Berlino. Sì. Purtroppo bisogna fare i conti con queste geografie internazionali del tipo e del mondo ultra, quasi geopolitica anche. Sì, quindi fortunatamente non c'è stato modo di avere contatti tra gli ultras del Napoli e quelli dell'Unione Berlino. Vediamo oggi cosa accadrà. Per ora la situazione è molto meglio di ieri, perché che attendono tutti i tifosi dell'Unione alla fan zone, alla stazione marittima, dovrebbe arrivare diciamo allo stadio regolarmente. Dovrebbe essere dominante questa l'anima più calda del tipo dell'Unione, che l'anima più legata alla squadra, quella che diciamo a Berlino ha un mostrato segnale di rispetto nei confronti della difesa del Napoli. Quindi bisognerebbe un po' isolare queste frange estreme che sono viste ieri, e che hanno comunque la polizia è riuscita a arrestare 11 ultras dell'Union, e diciamo a gestire una situazione che era complicata, perché era sorprendente. Quella dell'altra volta era molto più seria, però questa volta c'era il fattore sorpresa che poteva diventare drammatico. Ciro, passiamo un po' al campo e veniamo alla partita di oggi, perché il Napoli ha una ghiotta occasione per avvicinarsi al passaggio del turno. A Berlino c'è stato di buono il risultato, non tanto la prestazione. Che cosa bisogna portarsi dall'Olympia Stadion e replicarlo e migliorarlo oggi al Maradona?
No, bisogna tirare in porta un po' di più, a parte gli scherzi. Il Napoli deve cercare di imporre il suo ritmo al gioco, fare quello che diceva Raspadori ieri, quindi accompagnare i suoi movimenti, muoversi tanto, non dare punti di riferimento, non farsi addormentare il gioco. Io credo che l'altra parte sia una squadra sbarazzina, mentalmente, paradossalmente libera, perché peggio di come sta andando non può andare, e tra l'altro in Champions ormai è veramente complicato che possa riuscire a far qualcosa di importante. Potrebbe in teoria ancora infilare il Braga per il terzo posto, ma credo che sarà un po' più libera rispetto all'andata. Il Napoli deve imporre sul gioco, creare, costruire, dare continuità a quei segnali di crescita nel gioco che sono visti a Salerno. Credo che se riuscirà a fare questo non dovrebbero esserci tanti problemi. Però se pensi di averla già vinta, certo, semplicemente perché l'avversario viene da 12 sconfitte consecutive, poi rischia di farsi male. Ciro, prima di salutarci, arrivando anche un po' alle probabili formazioni, oggi ci aspettiamo un Napoli più simile a quello dell'andata di Berlino, e quindi ritrovando Cagliuste in campo, perché Anguissa poi non ci è parso al 100% nella gara contro la Salernitana, oppure rivediamo il Napoli quello col vestito di gala e quindi anche con Rachmani al centro della difesa insieme a Nathan, che rientrerà tra virgolette dall'assenza per squalifica contro la Salernitana? Insomma, ti aspetti il Napoli buono o il Napoli anche un po' rivisto per certi sensi? No, io mi aspetto il Napoli da vestito di gala, perché è un'occasione troppo importante. Qualche scelta diversa la posso aspettarmi la domenica, tra l'altro ci sarà anche la scelta obbligata di non poter schierare Rachmani per virtù di coso d'Israele. Io mi aspetto il Napoli tipo, tra virgolette, per la partita di oggi, perché è un'occasione, tu puoi chiudere una pratica oggi, perché poi è vero, manca un punto, non è proprio la certezza aritmetica, ma è fatta nel caso in cui Napoli riesca a vincere oggi. Ciro, grazie mille per essere stato ai nostri, buon lavoro. Grazie a voi. Grande abbraccio al collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise. Andiamo avanti con la nostra scaletta, tra pochissimo anche con un addetto ai lavori per presentare la gara contro l'Union Berlino. Tra le altre cose, a proposito di addetti ai lavori, ha fatto molto rumore le parole che a Radio Serie A ha pronunciato proprio Claudio Lotito, che ha parlato anche di Piotr Zielinski, che dice: abbiamo preso Rovella e non penso che sia inferiore, così come non credo che chi sia arrivato poi sia appunto di così livello più basso, tra virgolette, del polacco, che tra le altre cose, da quello che so, resta sul mercato, dice Lotito sul centrocampista del Napoli. Insomma, ricorderete che in estate la Lazio ha provato fare tra mille virgolette carte false per avere il calciatore del Napoli al seguito di Maurizio Sarri. Vi ricordo come sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, chiaramente per commentare con voi anche quelle che sono state le immagini folli che sono arrivate dalla giornata di ieri. Intanto pranzo UEFA per il Napoli e l'Union Berlino, stavolta presente anche Aurelio De Laurentiis, nell'ultima tra virgolette casalinga sia lui che Florentino Perez erano mancati, e chiaramente con tante considerazioni da dover poi mettere a margine tra virgolette di un menù bello ricco, non solo per Radio.Roma, anche per il pranzo UEFA di Napoli e Union Berlino. Oggi dicevamo gara assolutamente delicata, gara assolutamente importante per gli azzurri, e quindi ci aspettiamo una squadra col vestito buono. Oggi si può prendere almeno il 90% della qualificazione, considerando che poi al Bernabéu anche un risultato totalmente negativo non ti inguaia, a patto che oggi non succedano scherzi, che oggi si vince magari segnando anche qualche gol in più del corto muso dell'andata, perché comunque la differenza reti fa sempre comodo in Champions League, soprattutto poi con la sicurezza, la tranquillità, forse il termine adatto, la tranquillità di affrontare poi in casa il Braga all'ultima giornata, e questo aiuterebbe e non poco a vivere l'avvicinamento contro tra virgolette i portoghesi, e soprattutto a vivere un finale di girone assolutamente tranquillo. Non siamo tranquilli invece
dopo la serata di ieri. Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli. Nino, grazie mille per essere dei nostri. Ciao, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Nino, abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare in testuale sul nostro sito, cioè l'intervista integrale, con l'assessore alla legalità e alla sicurezza, il dottor De Jesu, che ci ha spiegato anche un po' la sua amarezza, perché nonostante ieri era già previsto un bel robusto piano di servizio pubblico, comunque le forze dell'ordine hanno sofferto, qualcosa non dovrebbero soffrire, perché sono state tante contusioni, ci sono stati tanti arresti. È stata una serata che per fortuna non ha toccato l'esasperazione che abbiamo visto contro l'Eintracht Francoforte, però l'ennesimo allarme di una trasferta europea qua a Napoli. L'ennesimo episodio increscioso, l'ennesima azione violenta perpetrata sul nostro territorio, nella nostra città. C'è qualcosa che non va. Le parole di De Jesu, parliamo di un uomo di Stato, De Jesu è stato questore, è stato vicecapo della polizia, non stiamo parlando di uno qualsiasi, abbiamo l'onore e il privilegio di averlo come assessore alla legalità come di Napoli, ma la storia di Antonio De Jesu, diciamo, è ben nota alle cronache, quindi un uomo che si occupa di servizio d'ordine in generale, di ordine pubblico da almeno 30-40 anni. Quindi il tema è perché dopo l'ultimo episodio dell'Eintracht, con i tifosi, quella gentaglia di Francoforte del vestiti di nero che si definiscono ultra, non so come li possiamo definire, e se non ricordo male era marzo 2023, praticamente qualche mese fa, è successa la fotocopia, lo stesso film già visto è successo oggi, a distanza di pochi mesi. Io non capisco come possa avvenire una cosa del genere, come si possa consentire un assembramento di questa natura, che siano 50 o 150 o 550. Io non riesco a capire come sia possibile che non si metta in condizione la questura, le forze di polizia, non si metta in condizione questi uomini e queste donne di fare il loro dovere, e lo fanno egregiamente rispetto a quelle che sono le forze in campo, perché già ieri sera si sono mossi tempestivamente, ma sempre rincorrendo questi cialtroni che si muovevano, diciamo, in città in modo compatto, cantando slogan, io non so manco cosa cantavano, cosa dicevano, ma erano lì per creare disagio alla città, ai cittadini e alle attività commerciali, ai turisti. Napoli deve essere tutelata. Napoli non è, con dovuto rispetto, Francoforte. Napoli non è una città piccola, Napoli è una città turistica. Napoli ormai è al centro del mondo dal punto di vista, diciamo, del brand, e va tutelata, perché il nostro centro storico non è quello di Berlino, non è quello di Francoforte. Io lo dico agli amici tedeschi con grande rispetto, cioè quando mettete piede a Napoli dovete sapere che state sulla terra sacra, non santa, sacra, perché qui dovunque ti muovi, dovunque vai, qualsiasi cosa tocchi, diciamo, ha un valore storico importantissimo rispetto alle vostre città, che sono città, saranno belle pure, ma pulite, tutto quello che volete, ma storia non ne avete. Quindi stessero al loro posto e rispettassero Napoli, la città di Napoli e i napoletani, perché noi siamo un popolo accogliente, siamo famosi in tutto il mondo perché siamo persone accoglienti, è proprio un popolo che è fatto proprio così. Non potete rovinarci ogni volta che c'è una partita di calcio della Champions, venire, e sono sempre tedeschi, è la seconda volta, seconda squadra, allora, è un problema proprio dei tedeschi, ho fatto loro proprio personale, e vabbè, mi pare strano, anche perché i tedeschi sono sempre stati storicamente diciamo grandi fruitori, turisticamente parlando, della nostra città, delle nostre isole, delle nostre meraviglie. Cioè c'è qualcosa che non va, a meno che non c'è un tour operator, ce l'ho già detto, un tour operator che organizza questi tour ogni qualvolta che parte dalla Germania, una volta da Berlino, una volta a Francoforte, magari la prossima volta vengono da Monaco o chissà da dove, vengono qui a Napoli e ci vengono a fare queste pretenzie, perché sono cose che io non ricordo aver letto da qualche parte che i napoletani abbiano fatto cose del genere. Magari sarà successo pure peggio, non lo sappiamo, però non Nino, io proprio per questo io sono stato a Berlino per la trasferta in Germania 2-3 settimane fa. Lì i tifosi del Napoli non hanno dato fastidio, si sono fatti sentire e vedere soltanto all'interno dello stadio, con zero conseguenze, ripeto, zero conseguenze. Anzi, io avevo addirittura difficoltà nel trovare tifosi del Napoli per la città, che hanno semplicemente fatto i turisti, ma niente di che. Abbiamo dato una bella lezione di civiltà in questo momento.
Ma noi lo facciamo sempre, guarda, al di là dei tanti soloni, da tante strumentalizzazioni degli stessi nostri connazionali, no? In giro per il mondo dicono che noi napoletani dimostriamo di essere quello che siamo sul campo, non solo sul campo da gioco, ma sul campo comportandoci in modo civile e corretto. Anzi, molte volte si dice che il napoletano è molto più civile e corretto quando esce fuori dalla propria città che quando sta nella propria città. Ovviamente anche questo è un totem che tanto ha sfatato, perché dobbiamo avere maggiore rispetto pure noi della nostra città. Ma al di là di questo io non riesco a capire tutta sta gente incappucciata. Quelli erano tutti vestiti in nero, adesso erano tutti vestiti in bianco. Cioè, io non lo so, ma nessuno li vede a questi che si vanno ad assemblare magari nello stesso albergo, perché questi poi stanno tutti quanti nello stesso albergo, almeno questa è stata la sensazione dalle immagini che abbiamo visto, e poi magari mi sto sbagliando. Cioè, non si vede che ci stanno 500, 150, 100 coglioni, scusatemi la volgarità, sì, che stanno tutti incappucciati, che stanno uscendo da bottiglie e birra a mano e magari vanno in giro e vanno a fare casino. Io questo è quello che mi chiedo, io non lo so, chi è che deve controllare questo? Ho sentito anche le dichiarazioni del questore, il quale era molto amareggiato, uomo di Stato, persona che sa bene come ci si comporta dal punto di vista dell'ordine pubblico. Quindi, e ripeto, meno male che le nostre forze di polizia si sono sapute comportare e sono state operative al massimo, li hanno subito rinchiuse nelle fogne da dove venivano questi personaggetti. Il tema vero è capire, dalle parole, caro questore, bisogna passare ai fatti, perché noi possiamo giustificarci, o meglio, non possiamo fare accadere queste cose nella nostra città perché magari la questura o le forze dell'ordine tedesche non ci hanno avvisato che venivano questi. Scusate, chissà, qua sono venuti, non è che stavano a casetta e sono passati per Pascarola e magari sono venuti per via Campi Flegrei e sono arrivati a Napoli. Cioè, questi sono venuti con degli aerei, con dei charter, qualcosa, si saranno organizzati con i treni. Cioè, questi da qualche parte qualcuno li avrà pure visti, visto che la nostra è una città dove c'è grande attenzione dal punto di vista dell'ordine pubblico, cioè persone che avete un po' dappertutto, no? Almeno questa voglio dire una giustificazione, e questa è la domanda. Io ho visto Piazza Municipio piena zeppa di questi camionetti della polizia in tenuta antisommossa, non so cosa diavolo se sta succedendo. Credo che siano sempre questioni di ferita alla partita, ma una partita di calcio può essere veramente motivo, diciamo, di tutti questi disordini nella terza città d'Italia, una capitale turistica, una città europea? È qualcosa che io non riesco a dare una spiegazione, e ripeto, non è una responsabilità del questore. Io sto dicendo, faccio riferimento alle parole del questore, pure il Ministero degli Interni. Ma scusate, ma che ci vuole? Le compagnie aeree, qualcuno deve avvisare che sta facendo. Io quando faccio una manifestazione dove metto insieme 10 persone, 20 persone, io sono tenuto a comunicare alla questura che faccio questo. Non capisco com'è possibile che un tour operator organizza un viaggio di 50 persone e non lo comunica alla questura di Napoli. Non c'è, diciamo, un incrocio di dati e di notizie che dice che sta gente insieme. Questo dico, non dico altro, perché l'ultra, rispetto al tifoso che magari viene a Napoli e si viene a godere la città, le meraviglie della città, e viene a passare pure un fine settimana a Napoli, sono ben accetti. Quelli si muovono singolarmente, sì, si può anche organizzare un gruppo, ma si capisce, si vede chi sono i tifosi e chi sono i non tifosi, chi sono gli ultra. Secondo me questo tipo di ultra non è tifo, è altro. Non ho altre spiegazioni, e ripeto, con grande rispetto per il popolo tedesco, ne sono usciti ancora una volta proprio con le pezze al culo, come si suol dire, veramente male, altro che aplomb e stile tedesco come quello degli inglesi, non c'è proprio paragone, e gli inglesi non sono migliori anche da questo punto di vista. Nino, grazie mille per essere stato le nostre, buon lavoro. Scusate la franchezza, no, doverosa. Proprio sono proprio senza parole. Forza Napoli per stasera. Grande, grandissimo abbraccio all'amico consigliere al Comune di Napoli, Nino Simeone. Noi ci prendiamo poco più di 90 secondi e rientriamo ancora con tanti ospiti al nostro telefono. Sport, io ringrazio Lello da Quarto che ci ha scritto al 380 127 2000. Stasera brutti ma vincenti, prendiamoci i 3 punti e basta. Tanto del bel gioco non se ne parla ancora. Speriamo che gli ultras si calmino e si godano la città. Un saluto a Lello da Quarto, che noi ringraziamo e mandiamo poi un grande, grandissimo abbraccio. Vi ricordo ancora una volta le modalità, anche i riferimenti per entrare in diretta con noi: 380 127 2000, ma anche il gruppo Facebook Punto Nuovo Sport, dove lì vi leggiamo sempre con grande piacere. Grande piacere che avrà il Napoli questa sera nell'affrontare l'Union Berlino, perché comunque è una squadra
in grande difficoltà, una squadra che sostanzialmente non segna da più di un mese. L'ultimo gol dell'Union Berlino è arrivato in data 7 ottobre nel 4-2, la sconfitta contro il Borussia Dortmund. La vittoria continua a mancare dal 26 agosto. Di lì sostanzialmente continua il grande digiuno di punti, non di vittorie, di punti della formazione di Fischer, che resta ampiamente sulla graticola per quanto ancora allenatore dell'Union Berlino. Union Berlino che chiaramente questa sera proverà a dare tutto, a giocare un po' la partita della vita. Union che quando ha giocato al Bernabeu ha sfiorato il pareggio di portarsi a casa uno 0-0 importantissimo da Madrid, poi la rete nel finale di Bellingham, il solito Bellingham aggiungeremmo, ha cambiato chiaramente lo scenario. Noi andiamo al telefono perché andiamo da un grande amico di Radio Punto Nuovo come mister Walter Novellino. Mister, grazie mille per essere dei nostri. Buonasera a tutti. Mister, da allenatore, quanto tra virgolette difficile preparare una partita contro un avversario che non vince dal 26 agosto e non segna dal 7 ottobre, una squadra sul perenne stato di crisi di nervi con un po' l'acqua alla gola? Sono le partite tra virgolette più insidiose da preparare, oppure è semplice come racconta la carta? No, hai ragione quello che hai detto, sono partite difficili da preparare perché la Champions sono partite diverse. È chiaro che l'allenatore è preoccupato per la facilità, no? che dicono, invece è la più difficile. Insomma, io credo che sia la più difficile prepararla, ma con i giocatori di grande qualità che ci sono fino a un certo punto, ecco, direi che, ecco. Mister, come si prepara una partita in cui si arriva nettamente favoriti, perché il Napoli, diciamocelo chiaramente, è nettamente favorito sulla carta per il fattore ambientale, la differenza di qualità rispetto agli avversari, comunque la vittoria in trasferta nonostante le tante difficoltà e il momento negativo, e considerando che l'avversario viene da 12 sconfitte di fila? Sconfitte. Come io credo che il Napoli deve dare continuità ai risultati, no? E quello è fondamentale. Le difficoltà, le abbiamo viste, le difficoltà che ha avuto il Napoli in questo momento, ha una continuità di risultati e deve mantenere tale, perché la fiducia è troppo importante, no? per una squadra. Io credo che l'allenatore sia bravissimo, è bravissimo a prepararla in questo senso. Che la continuità è fondamentale in questo momento a Napoli, ecco, secondo il mio punto di vista. Mister, se guardiamo anche un po' alle difficoltà che invece ha avuto il Napoli contro la Salernitana, è una squadra che la sta convincendo, è una squadra che con Garcia può ripetersi, oppure anche qui torniamo ad un altro dilemma che sta un po' spaccando la piazza napoletana, ormai bisogna dimenticarsi completamente del Napoli di Spalletti? Ma io credo che bisogna dimenticarsi il campionato dell'anno scorso. È un altro campionato questo, è un altro allenatore, è un'altra squadra, è un'altra. Non dimentichiamo che è andato via un uomo fondamentale nella fase difensiva, che questo secondo il mio punto di vista è il giocatore che teneva la squadra molto alta e si riusciva a ripartire con le grandi giocate che fanno questi giocatori di qualità. Io credo che sia fondamentale per Garcia. Adesso è fondamentale dare continuità e poi credere nel suo gioco, perché io credo che lui è molto bravo nel 4-2-3-1 e provare un attimino anche questo. No, stasera potrebbe anche provarlo, no? Che sembrerebbe una partita facile, perché Garcia è un allenatore che in questo momento è troppo criticato, perché quello che ha fatto Spalletti non credo neanche il migliore allenatore al mondo potrebbe ripetersi. E difficoltà ce l'ha, in questo momento ce l'ha avuto, perché alcuni giocatori non hanno reso come l'anno scorso. In questo momento i giocatori si stanno riprendendo, come Caraschelle, come Politano, i giocatori, e la squadra in quella posizione secondo me è fondamentale, ecco. Mister, premesso che Osimhen non può mai essere un problema ma sempre una soluzione per qualsiasi squadra, ma quando torna dopo la sosta, considerando questo Raspadori, il momento super, 3 gol nelle ultime 4 partite con anche un assist, come si risistema, come bisogna
riordinare questo attacco del Napoli, considerando che Osimhen gioca, poi ce ne sono altri 10 vicino a lui, però Raspadori in panchina diventa difficile tenerlo adesso. No, ecco quello che intendevo dire io prima, che il 4-2-3-1 con Raspadori sotto punta sarebbe fondamentale. È chiaro che dopo bisogna fare scelte al centrocampo, e qui l'allenatore, noi siamo soggetti, d'altronde se facciamo gli allenatori siamo soggetti a fare la formazione, a avere un attimino anche delle difficoltà a farla, ma credere un attimino in dei giocatori che come Raspadori che stanno facendo la differenza in questo momento, e dare la possibilità a lui di esprimersi nel ruolo che secondo il mio punto di vista farebbe benissimo. È chiaro che poi viene a discapito del centrocampo, non è più un centrocampo a tre ma un centrocampo a due, e bisogna sapere scegliere l'uomo accanto allo Boc, perché è fortissimo, un giocatore che si sta riprendendo, perché anche lui ha avuto delle grosse difficoltà quest'anno, ecco. Mister, ci salutiamo davvero con un'ultimissima, per quanto riguarda anche il rientro delle altre, parliamo delle italiane, rientro della corsa scudetto, l'Inter, il Milan che magari dopo aver mosso un po' la classifica di Champions si risveglia, lo scudetto del Napoli è a rischio? Ma a rischio, io credo che il Napoli c'ha tutto per poter far bene, tornare a competere per lo scudetto, perché c'è troppo pessimismo, no? Il campionato è lungo, ci sono coppe, ci sono tantissime partite ancora, il Napoli deve credere, secondo me, io sono pro Gaspia, perché viene troppo criticato, perché ripetersi, come ho detto, sarò noioso all'infinito, non è sempre facile, è chiaro che ci deve essere una grande società dietro, e mi sembra che la società c'è dietro a Gaspia, e sono convinto che Napoli farà parlare di sé in senso positivo, non negativo. Mister, grazie mille davvero per essere stato dei nostri, buon lavoro. Prego, stavo correndo, Si figuri, mister, un grande abbraccio e grazie mille ancora per aver accettato il nostro invito. Grande abbraccio a mister Walter Novellino. Noi tra un po' continuiamo anche con le nostre chiacchierate, perché chiaramente andiamo avanti anche con la nostra scaletta. Vi ricordo che al 380 127 2000 ascoltiamo anche i vostri vocali e la vostra voce con grande piacere e con grande curiosità. Napoli che intanto sta vedendo in questi minuti, ringrazio anche Nino Simeone per far circolare il video di tante camionette della polizia che si sono appostate chiaramente a Piazza Municipio, dove ci ricordava prima il nostro Giovanni è atteso il rendezvous dei tifosi dell'Union di Berlino, e quindi c'è la massima attenzione, anche perché sui social tedeschi qualcuno ha mostrato addirittura il casco di un poliziotto come souvenir, e questo è un qualcosa che mette i brividi per certi versi. Sono davvero scene di devastazione, scene di guerriglia che mai nessuno vorrebbe più testimoniare, nella speranza che la Champions a Napoli, soprattutto quando ci sono questi incroci con le squadre tedesche, inizi a diventare una triste prassi, anche perché lui era al seguito dei tifosi dell'Eintracht di Francoforte, ci assistì anche con una lunga diretta attraverso i canali di Calcio Napoli 24, il collega Marco Lombardi. Marco, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a te Alessandro e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Questa volta non si è arrivato al culmine come in occasione dello scorso marzo, però che ci sia un problema a questo punto palese tra le trasferte dalla Germania a Napoli è piuttosto noto. Assolutamente sì, e per fortuna non si è sfociato in altro, grazie soprattutto all'intervento questa mattina delle forze dell'ordine, sta di fatto che sì, è la seconda volta in pochi mesi che i tifosi, direi più che altro facinorosi tedeschi, riescono ad arrivare fino a Napoli e fare, diciamo, man bassa, e fare quello che vogliono con le strade della città, e ovviamente tutto questo fa porre delle domande su come sia possibile che queste persone continuino a girare in tutta Europa per fare esattamente tutto ciò che con lo sport non c'entra nulla. E tra l'altro i tifosi, diciamo, la prassi è stata proprio quasi uguale a quella
dei tifosi dell'Impact di marzo. Sono giunti in gran numero ieri tra tardo pomeriggio e serata alla stazione di Napoli Centrale a Piazza Garibaldi. Da lì poi è partito questo corteo che ha un po' invaso tutto il centro storico, e so che appunto sono arrivati anche rinforzi da altre città per quanto riguarda le forze dell'ordine, e si teme, anzi penso che ormai sia certo, siano arrivati rinforzi tra virgolette anche per quanto riguarda gli ultras, non so se dall'Italia ma di sicuro dall'estero, e inoltre l'allerta è massima non adesso ma per quello che potrebbe succedere stanotte, perché la partita finirà prima rispetto al solito, perché inizierà prima ovviamente, e quindi da quando gli ultras saranno fatti uscire dal settore ospiti, dalle 10 in poi, ritengo 10:15, c'è l'allerta massima in tutta la città, anche perché da adesso fino a fine partita di fatto la situazione è monitorata e tutti gli hotspot di raccolta dei tifosi tedeschi sono strapresidiati da numerose forze dell'ordine. Marco, tu hai raccontato questa mattina la situazione di un negozio a via Toledo, una vetrina spaccata, hai parlato con questa ragazza del negozio. Ci descrivi questa mattina che clima hai trovato nel cuore della città, le prime impressioni, le sensazioni? Io ho lasciato comunque nella nottata una città in cui c'erano tante forze dell'ordine che comunque stavano arginando il problema, e dopo quei primi scontri di Piazza Dante non c'è stato più nulla, è stata abbastanza tranquilla la situazione. Questa mattina, per quanto riguarda il sentiment dei negozianti, di coloro i quali anche vivono in quelle strade del pieno centro storico, era diciamo fra la rassegnazione, l'incredulità, lo stupore, anche la rabbia, perché davvero fa rabbia vedere un negozio gestito tra l'altro tutti da persone tutte giovanissime, che deve vedere le proprie vetrine distrutte a causa di tizi venuti dalla Germania, che non possono essere chiamati tifosi, che appunto hanno ben deciso di distruggere le vetrine di questo negozio, e ora chi ripagherà i danni a questi ragazzi che gestiscono questo negozio di abbigliamento di via Toledo? Bella domanda. Così come invece mi chiedevi il clima che si respirava, tutto sommato c'era abbastanza serenità e sicurezza dovunque. Dopo quello che è successo ieri sera, per fortuna la situazione è tutta rientrata, e ribadisco che i tifosi tedeschi sono stati quasi tutti, diciamo così, fatti rimanere nei loro alloggi, quindi che siano ostelli, per esempio l'ostello a Piazza Garibaldi all'angolo con via Alessandro Poerio, c'è questo ostello che presidiamo da ore, da questa mattina, e mano a mano i tifosi si stanno dirigendo verso il settore ospite dello stadio Maradona, scortati dalle forze dell'ordine all'interno dei pullman dell'ANM, quelli che di solito vengono utilizzati per il trasporto dei tifosi verso il settore ospite dietro la curva. Più che una notizia è un auspicio che la situazione sia tornata del tutto e soprattutto al 100% del controllo delle forze dell'ordine. Sì, diciamo, ribadisco che per quanto riguarda, almeno per come la vedo io, credo che fino almeno al momento della fine della partita, spero e credo che non dovrebbero esserci ulteriori problemi, perché appunto la situazione è stracontrollata, e anzi gli unici tifosi tedeschi che ho visto in giro erano diciamo famiglie o comunque signori di una certa età, ben lontani dagli ultras di ieri sera, quindi alcuni di loro li ho visti in giro sia per via Toledo che per Piazza del Biscito, quindi le zone centrali, ed erano tranquillissimi, quindi di questi ovviamente non c'è bisogno di temere. Quelli più appunto pericolosi sono sotto stretta sorveglianza. Quando poi finirà la partita ci saranno svariate ore fino alla notte, perché appunto la gara finirà prima rispetto alle gare solite che iniziano alle 21, e da lì poi spero che
anzi temo purtroppo che potrebbe esserci qualche gruppo di cani sciolti che possa riuscire a deludere il cordone delle forze dell'ordine della Digos, quindi speriamo che stasera non dovremmo ripeterci e ritornare in strada per raccontare queste scene vergognose. Marco, tu hai anche incrociato De Laurentiis questa mattina prima del pranzo UEFA. Ci racconti un po' che presidente, che De Laurentiis hai visto, il suo primo umore, gli ha anche chiesto un commento che chiaramente purtroppo non ha rilasciato chissà quali dichiarazioni sui fatti di questa notte, di ieri sera. Che De Laurentiis hai trovato? Sì, allora in primis una location di vendita per il pranzo UEFA nella zona di Chiaia, e anche questo, diciamo, è una stranezza, possiamo dire così. Inoltre anche un orario diverso rispetto al solito, perché il pranzo con i dirigenti dell'Unione Berlino era previsto, e anzi è iniziato alle ore 12:30, quindi un orario tedesco, possiamo dire così, ovviamente a causa del fatto che la gara inizierà alle 18:45. Tutto lo staff, tutti i dirigenti, tutto lo stato maggiore del Napoli era presente, è arrivato con anche il presidente De Laurentiis, abbastanza concentrato, diciamo così, non si è voluto né sbilanciare né sbottonare sui fatti di questa notte. Gli ho chiesto proprio cosa ne pensasse, lui ha guardato fisso negli occhi, ha tirato dritto, concedendosi però comunque ad un baby tifoso che lo stava rincorrendo in monopattino, tra l'altro scena molto, molto divertente, che voleva una foto con il presidente, e lui ovviamente gentilmente come sempre si è concesso e ha fatto questa foto, segno di come comunque sia diciamo umanamente sereno, probabilmente molto concentrato invece dal punto di vista sportivo e lavorativo, perché questa sera il Napoli si gioca tantissimo sia a livello di futuro immediato per Garcia, ma anche a livello economico, ragazzi, perché ricordiamo che ogni vittoria porta una cifra, ogni vittoria in Champions League porta una cifra mostruosa nelle casse del Napoli, e inoltre con una vittoria il passaggio agli ottavi non dico che sarebbe ormai cosa fatta, ma quasi. Quindi un presidente super concentrato, e tra l'altro tanti doni sia da parte dei dirigenti del Napoli ai dirigenti dell'Unione Berlino, ma anche i dirigenti dell'Unione Berlino giunti tra l'altro a piedi al ristorante hanno portato tanti doni ai dirigenti partenopei. Infatti avevano tante buste marchiate Union Berlino, evidentemente ci sarà stato un lungo scambio di regali durante questo pranzo che è finito ormai già da una mezz'ora. Grazie mille Marco per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro. Grande, grandissimo abbraccio a Marco Lombardi, Calcio Napoli 24. 40 secondi ed entriamo nell'ultima fermata di Punto Nuovo Sport, che riparte quando sono le 14:45. Con voi sempre Alessandro Montano e Giovanni Annunziata. Nell'ultima fermata di Punto Nuovo Sport vi ricordo che chiaramente lo sport non termina ora alle 15, ma tornerà nel corso del pomeriggio con tutte le informazioni di Radio Punto Nuovo, l'informazione regionale a carico della nostra redazione, poi soprattutto tornerà dalle 20 con il meglio della nostra giornata, con tutte le ultime anche sulle altre campagne, col sottoscritto e chiaramente tutta la squadra di Radio Punto Nuovo. 380 127 2000 invece è sempre il numero per interagire con noi durante la diretta, quindi vi aspettiamo anche in questi ultimi minuti qui su Punto Nuovo Sport. Diamo il telefono dal collega di Rivista 11 del napolista Alfonso Fasano. Ciao Alfonso, grazie mille. Ciao a tutti, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Prima chiedevamo a mister Walter Novellino quanto in realtà sia difficile preparare una partita contro una squadra che non segna dal 7 ottobre e non vince dal 26 agosto. Ma è davvero così? Allora, se vogliamo citare Rudy Garcia quando parla di legge dei grandi numeri, è davvero difficile, perché prima o poi dovrà sbloccarsi. Se invece dobbiamo analizzare un attimino la realtà nella sua complessità, anche nella sua contemporaneità, beh, insomma,
chiaro che ci troviamo di fronte a una partita abbastanza indirizzata. È una questione di valori, fondamentalmente. All'andata, poche settimane fa, insomma, abbiamo visto un Napoli in difficoltà dal punto di vista tattico, che per alcuni tratti del primo tempo è stato anche in qualche modo inferiore per prestazione all'Union Berlin, eppure l'Union Berlin non è riuscita a capitalizzare questa sua superiorità tattica, in quel momento anche fisica, e alla fine ha perso la partita perché appunto i valori tecnici della squadra tedesca sono valori inferiori. E quindi è molto difficile, anche azzardato, pensare che le cose possano essere rimesse a posto in così poco tempo. Lo dicono i risultati, lo dice il valore della rosa. In questo momento il Napoli è più forte ed è facile, anzi facilissimo, immaginare che stasera si possa chiudere, per quanto riguarda il Napoli, la pratica qualificazione contro una squadra che in questo momento è inadeguata a partecipare alla Champions League. Alfonso, quale può essere la trappola di una partita del genere per il Napoli? Esattamente quello che ho appena detto, cioè credere che la partita sia vinta proprio perché c'è questo scarto di valori. In realtà insomma, i giocatori credo che, come tutti gli esseri umani di questo mondo, siano coscienti di quelli che sono i propri valori, ripeto, le proprie potenzialità, le proprie caratteristiche. Insomma, se io vado a giocare contro un io gioco in maniera amatoriale a tennis, nel momento in cui so di andare a giocare contro una persona che milita in terza categoria, io sono non classificato, so benissimo che andrò a perdere, a meno che non c'è da qualcosa. Detto questo, però, è vero pure che il Napoli o il giocatore di terza categoria contro di me, o il Napoli contro l'Union Berlin, ripeto, devono impegnarsi, devono giocare, devono dare qualcosa durante la partita, tale per cui questa differenza emerga e venga fuori. E da questo punto di vista è un test importante per la squadra di Garcia, perché avere una certa continuità, quantomeno di risultati, contro squadre inferiori fino adesso è stato l'unico vero pregio di questa stagione. Riuscire a perdere anche quello e quindi cadere nella trappola, ti rispondo, di cui sopra, sarebbe davvero deleterio per l'ambiente, per la tenuta del progetto e anche per il futuro. Ci chiediamo spesso cosa succederà quando rientrerà Osimhen, considerando che Raspadori al momento è una delle poche bellissime notizie che stanno venendo fuori in questa stagione di Rudy Garcia. È un tema grosso, e paradossalmente discende proprio dal fatto che il Napoli di Garcia sia un Napoli molto diverso da quello degli anni precedenti, di Spalletti, da quello che ha vinto lo scudetto. Mi spiego velocemente: una squadra che ha perso un'identità tattica ben definita, una squadra che inevitabilmente diventa più liquida, paradossalmente ha anche l'opportunità di cambiare volto, di cambiare faccia in tempi più ridotti, in tempi più brevi. Detto questo, appunto, l'idea, o quantomeno l'immaginazione, ecco, di schierare il Napoli con due esterni offensivi e due attaccanti, poi possiamo definirlo come vogliamo questo schema, 4-2-3-1, 4-4-2, insomma, però l'essenza resta quella, ovvero Politano a destra, Baraschelli a sinistra, Osimhen e Raspadori in attacco, è un'ipotesi che in qualche modo va vagliata, perché appunto Raspadori, come hai detto giustamente tu, è la nota migliore di questo inizio di stagione, perché il Napoli del 4-3-3 con Osimhen era una squadra che in alcune partite, penso a Bologna molto semplicemente, non era riuscita a essere efficace dal punto di vista offensivo, e quindi, ecco, dare una soluzione in più e in qualche modo sfruttare a proprio vantaggio quella che è una perdita evidente di identità tattica potrebbe portare alla nascita di un Napoli diverso, ad un Napoli schierato, ripeto, col 4-2-3-1, col 4-4-2, comunque con due esterni e due attaccanti, e in qualche modo potrebbe valorizzare ulteriormente Raspadori, che si sta dimostrando un attaccante, perché si tratta di un attaccante, questo è l'altro grande tema, un attaccante valido che può tranquillamente essere performante in campionato e in Champions League. Dopo la sosta il Napoli ha vinto contro il Verona, l'Union Berlino, pareggiato contro il Milan e poi vinto anche contro la Salernitana. Dovessero arrivare adesso due vittorie, 6 punti, quindi
contro Union Berlino questa sera e domenica contro l'Empoli, di che Napoli di Garcia potremmo andare a parlare durante la nostra sosta? Di una squadra che io tendo a ripetermi nel senso biblico del termine, i concetti restano quelli, di un Napoli che ha trovato una sua quadratura, che è una quadratura completamente diversa proprio per filosofia rispetto a quella dell'anno scorso. Se l'anno scorso, che è il riferimento più vicino, anche perché poi il Napoli ha vinto il campionato, quindi è un riferimento al rialzo, difficile da equiparare, lo sarebbe stato difficile per chiunque, per qualsiasi allenatore, figuriamoci per un nuovo allenatore, per un allenatore così diverso anche come Garcia. Quindi il punto è che dobbiamo parlare necessariamente di una squadra che ha meno profondità tattica, meno sofisticatezza tattica, una squadra più elementare, più basica, che però riesce in qualche modo a fare sempre o quasi sempre risultato con avversari di caratura e di qualità inferiore, perché in fondo Napoli quest'anno ha perso punti con Bologna e Genoa e poi con Fiorentina, Lazio e Real Madrid. Il 2-2 col Milan sono due punti persi, ma per come si era messa la partita lo possiamo considerare anche un punto guadagnato, anche perché poi non si può pensare di vincere sempre tutte le partite. Quindi i veri punti che mancano a questa squadra per l'espressione che ha avuto sono quelli con Genoa e Bologna in fondo. E detto questo, ecco, se il Napoli dovesse, come hai detto tu, confermarsi in queste ultime due partite e racimolare 6 punti, si dovrebbe parlare di una squadra che continua a far fatica a esprimersi dal punto di vista del bel gioco, per come siamo abituati a intenderlo, una squadra che ha automatismi meno sofisticati, meno ricercati, ma che riesce a fare risultato. Non è sempre scontato che una squadra più forte vinca, anche quello è un merito, però quantomeno poi si deve cercare di lavorare per colmare il gap in qualche modo con le squadre che hanno valori simili o superiori, e quello è un compito che toccherà assolvere a Rudy Garcia. Ci salutiamo con un'ultimissima, Alfonso, chiaramente giocando non solo la gara di oggi ma giocando anche un po' quelle che verranno. Il 4-4-2 come ultima considerazione da fare può essere il futuro tattico di questo Napoli, a scapito anche la figura di Lobotka? Ti chiedo chiaramente di rispondere in poco più di 2 minuti perché siamo in chiusura. È una domanda complicata. Io sono sempre stato dell'idea che Lobotka, il fulcro di questo ragionamento, sia un centromediano che si esprima al meglio con due mezzali accanto. Detto questo, però, i grandi calciatori, senza nulla togliere al centrocampista slovacco, sono quelli che riescono ad adattarsi anche a nuove circostanze, a nuove situazioni. L'idea che il Napoli possa schierarsi con due attaccanti e due esterni deve essere in qualche modo assorbita, deve essere in qualche modo perseguita, se Garcia ci crede ovviamente, e in qualche modo bisognerà trovare il modo di mettere Lobotka al centro della manovra. Anche in quel caso non sarà facile, sarà un lavoro tattico che in questo momento è difficile poter pensare di fare velocemente con Garcia, ma credo che dallo sperimentare questo passaggio passi molto il futuro del Napoli in questa stagione, delle sue ambizioni, dei suoi obiettivi. Alfonso, grazie mille per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima. Buon lavoro al collega di Rivista 11 del Napolista Alfonso Fasano. Ricordo anche un dato importante che abbiamo tratteggiato più volte nel corso di questo avvicinamento alla gara contro Union Berlino, che non è previsto il sold out per la gara di questa sera tra il Napoli e la formazione tedesca. Al Maradona ci saranno poco più di 40.000 tifosi a sostenere gli azzurri, come ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Chiaramente fa la differenza non solo il momento anche un po' stagionale, il momento particolare, il momento anche emotivo della piazza di Napoli, fa la differenza anche un orario dove ci sono tante attività, comunque attività commerciali, tanti comunque orari di ufficio che sono in pieno svolgimento, e quindi è complicato certo attendere ad una gara, soprattutto con i chiari di luna che ci sono di questi periodi, dove andare allo stadio tra trovare parcheggio, tra trovare il giusto incastro, tra
traffico e tutto eccetera eccetera, comunque si tratta di avviarsi in pieno pomeriggio e si tratta di dare sostanzialmente un bacio a mezza giornata lavorativa per tantissime persone. Facciamo in tempo solo per dare un'ultima notizia, un'ultima ora, perché come giusto che sia, anche come inizia anche la girandola le convocazioni ufficiale, la convocazione di Østergaard con la Norvegia, che sarà impegnato prima nell'amichevole contro le isole Faroe e poi la partita delle qualificazioni al prossimo europeo in casa contro la Scozia, ricordiamo, europeo di Germania del 2024. Siamo ai saluti, Giovanni, grazie mille, ci sentiamo domani. Grazie a te Alessandro, grazie a tutti, a domani. A domani con il nostro Giovanni Annunziata, a partire dalle 13 fino alle 15 con Punto Nuovo Sport. Da Alessandro Montano è tutto, un caro ringraziamento per averci seguito in queste due ore, ricordandovi che sul nostro sito www.radio.nuovo.it trovate chiaramente tutta la sezione dedicata ai podcast, così come la nostra intervista integrale all'assessore Antonio De Jesu, e trovate poi tutte le informazioni regionali e non relative alla cronaca e allo sport, quelle poi torneranno soprattutto nel corso del nostro pomeriggio. Ci risentiamo alle 20 con Campania in Campo, con un punto anche sulle altre campane. Ci risentiamo poi domani dalle 13 fino alle 15 con un altro appuntamento con Punto Nuovo Sport. Ora vi lascio alla buona musica di Radio Punto Nuovo. Ciao.